male, eh? E vabbè, questo è proprio un esempio di puppet animation, di stop motion tradizionalissimo, al di là magari di qualche cosa che un tempo si poteva fare in truca e che adesso magari fanno in digitale o hanno fatto in digitale, come il cagnolino in semitrasparenza, oppure voi dite sono effetti, si potevano realizzare in mille modi, anche con il vetro, cioè che tu metti un vetro lì davanti e quindi su quello solamente proietti il cagnolino che si trova altrove di fronte. E vabbè, questo è proprio un lavoro su cui c'è poco da commentare. Questo è una cosa che potete provare anche a casa per avvicinarvi all'animazione. E, al di là del fatto che loro chiaramente c'avevano dei set, degli spazi enormi, avevano costruito dei personaggi che rispondevano perfettamente alle esigenze dell'animazione, quindi personaggi che tu li mettevi in una posa e rimanevano esattamente nella posizione che tu gli avevi dato e che non incontravano resistenza nel momento in cui li andavi a piegare e così via, al di là di aver costruito migliaia e migliaia di facce a sostituzione per ognuno di questi personaggi, anche per interpretare il labiale dei personaggi e così via. Però voglio dire, la puppet animation intesa così è anche qualcosa di molto povero, che vi permette in una realtà povera di realizzare delle cose fantastiche. E vi basta il vostro cellulare, un'app che probabilmente vi scaricate, che esiste sicuramente per fare questo, cioè per prendere e mettere in sequenza delle fotografie, oppure un computer da 4 soldi, un 486 del 1900, e veramente si possono fare questi lavori anche a casa. Ma soprattutto è divertente della puppet animation il fatto che, al di là del fatto che si possano predisporre dei personaggi che hanno i requisiti perfetti per essere animati, ma questa puppet animation la si può fare con qualsiasi oggetto, perché qualsiasi oggetto lo si può spostare nello spazio e qualsiasi oggetto può assumere una qualità recitativa. E quindi, secondo me, andare a vedere degli esperimenti di puppet animation, di pixelation, è una cosa utilissima per chi vuole fare cinema, perché apre degli orizzonti incredibili, ti fa capire come possono diventare personaggi anche delle cose che dovrebbero essere semplicemente ambientazioni o set o qualcosa di insignificante. Invece improvvisamente una sedia, un muro, una parete, dei disegni su parete e tutto quello che ci è intorno può diventare qualcosa di significativo. Ora, voglio dire, anche nel cinema, in linea di massima, qualche regista ha avuto e ha la capacità di sottolineare questo aspetto, cioè dello scenario, dell'ambientazione, di qualcosa che è al di fuori del personaggio, che sia protagonista o meno, di sottolineare il valore recitativo di queste cose. Il valore recitativo, per esempio, degli ambienti è una cosa di cui si parla davvero poco, però che in realtà sono quelli che ti costruiscono la scena spesso. Ci stanno questi due che stanno là, andiamo là sotto e non sta piovendo, dice ma che fanno questi due idioti, non so se è chiaro. Invece nel momento in cui ci metti boom, un cielo che parla, tuona e caccia, allora improvvisamente quello che stanno facendo questi due personaggi comincia ad assumere un senso e l'avventura che questi due personaggi stanno provando a descrivere nei loro movimenti comincia ad assumere un senso. E beh, infatti del tuo cartone, ti interrompo, tutte quelle visioni dall'alto di Napoli hanno un significato molto forte, in me ce l'hanno avuto molto forte, non so se è in relazione... Non mi voglio addentrare ancora nel mio, perché sennò si apre un mondo. Però che era proprio quello che stavi dicendo te. Sì, però... L'ambiente diventa personaggio. Legato, Vabbè, basta, poi ci torniamo dopo. No, non volevo... È che veramente se apro la finestra su quello poi comincio a confondermi. Però era esattamente quello che stavi dicendo te. Sì, è così. E quindi volevo dire, la puppet animation, la pixelation, la possibilità di animare gli oggetti, le cose, è una possibilità di esplorare un aspetto del cinema che è stato poco esplorato, anche per ragioni di carattere storico, e magari il cinema ha preso la piega del teatro all'inizio, cioè della drammaturgia teatrale, perché ogni cosa nasce in una data posizione storica, ambientale, e prende le sembianze in funzione di quello che ci sta intorno. Quindi quando è nato il cinema e c'era il teatro, è stato quasi un travasarsi di quelle che erano delle logiche teatrali all'interno del cinema, ma in realtà il cinema poteva essere tutt'altro. Però, visto, voglio dire, che poi quello che può essere è solo quello che è stato,
il cinema è questo, ma adesso guardiamolo anche con un occhio di possibilità ulteriore e vediamo che in qualche maniera strumenti come questa pixelation, puppet animation, stop motion, come la volete chiamare, vi aprono l'orizzonte di caratterizzazione che supera il discorso sul personaggio, sul protagonista antropomorfo, umano e così via.